Ciao Fragolina, questo è un nuovo video. Allora, come leggete dal titolo, vi faccio vedere i miei regali di compleanno e autoregali di compleanno, perché mi sono fatta un autoregalo, anzi due autoregali di compleanno e i regali di compleanno. Diciamo che non ci sono tutti i regali di compleanno, per cui per adesso vi faccio vedere quelli che ho. Poi, se per caso, ovviamente me li danno, ve li farò vedere in un vlog. Anche perché sennò questo video dopo dura, cioè ora che lo pubblico, dopo risulta troppo in là e non mi va bene. Per cui, già che ho queste cose qui, ve le faccio vedere adesso. Allora, sono pochi. In poche parole, abbiamo un sacchetto della Guess, questo qua. Poi, adesso sposto il cavalletto, abbiamo un altro sacchetto, questo qua rosso. E come vedete, abbiamo anche uno scatolone gigante, che questo è l'autoregalo che mi sono fatta. Iniziamo dai regali di compleanno. Così vi faccio vedere che cosa ho ricevuto per il mio giorno del mio compleanno. Allora, a parte non sono messa, diciamo, di solito mi truccavo, mi mettevo il rossetto, eccetera, per essere, diciamo, presentabile. Ma dato che in settimana, quando lavoro, sono proprio stanca, arrivo a casa stanca e riesco a registrare, diciamo, se ho voglia i video, se no non li registro. Per cui non ho voglia di struccarmi per poi ritruccarmi come si deve, eccetera, anche perché ho la matita e il mascara. Tutto il resto, sono naturale, non ho niente. Però da vedere nel cellulare non mi piace come, diciamo, come mi fa vedere, ma vabbè. Questi son dettagli. Allora, iniziamo da questo qua. Allora, questo è il regalo di compleanno. Allora, questo no, questo ve lo faccio vedere dopo. Mi hanno regalato le pentole. Adesso fa riflesso. Allora, dato che è buio, non c'è il sole nuvoloso e sono praticamente le 5 del pomeriggio, ho dovuto mettere le luci, quelle potenti, e per cui scusate, però spero che si vede bene anche la qualità. Queste sono le padelle per l'induzione, perché io ho l'induzione, e sono queste tre padelle piccole. Adesso non so, non c'è scritto, vabbè, comunque sono queste tre padelle fatte così, con l'induzione. Allora, diciamo che non ce l'avevo perché mi servivano. E ho quelle un po' più grandi che poi vi farò vedere in un vlog, e invece questi sono quelli piccolini e mi serviva anche specialmente questo qua piccolino, per cui meno male che me l'hanno regalato, perché li volevo comprare, però poi ho detto sono dei mesi un po' ristretti con i soldi. Per cui è meglio cercare di comprare le cose necessarie. Per il momento loro ho deciso di non prenderle, per fortuna me l'hanno regalati. Mi servirebbe una pentola un po' più grande, perché ho questa media, ce n'ho un'altra, ma secondo me è troppo piccola. E mi servirebbe una pentola grande, anche se siamo in due, però io quando cucino devo cucinare come si deve, mi piace cucinare. E allora ho, diciamo, so che pentole usare per cucinare. Comunque, questo è il primo regalo ricevuto, il primo regalo ricevuto di compleanno. Il secondo regalo di compleanno, cioè, è una cosa che ho visto in un negozio, io volevo. Chi mi segue da Instagram sa. Cioè, in senso, ha visto più o meno dove sono andata. Io sono andata in Svizzera,
dove ovviamente ci sono le marche, che vendono le marche tipo la Guess, Gucci, tutte queste cose qua. E allora appena sono entrata in questo negozio ho visto una cosa che mi piaceva. All'inizio ci sono stata un po' male perché la volevo e dicevo cavolo, però non me la posso permettere, che poi sono due cose, non me le posso permettere, non posso comprarle. E alla fine, dopo, dato che ero con i miei, mia mamma mi fa: dai, cos'è che vuoi, cosa ti piace che te lo compro per il tuo compleanno, dato che non ti ho preso niente. Io all'inizio volevo dirgli niente, perché non volevo che spendeva soldi per me. Allora ero lì per dire Poi dopo ho detto, però lo voglio, cioè dentro di me dicevo lo voglio, lo voglio, lo voglio. E alla fine mi ha fatto due regali di compleanno della Guess, che adesso vi faccio vedere. Allora, il primo regalo, sono troppo belli, non ho resistito, allora gli ho detto di sì. È stato questo portafoglio che io, allora, preciso che è la prima volta che mi regalano e che io, diciamo, mi faccio regalare, perché di solito non sono una che compra le marche, anche perché non, se me le, per me me le posso permettere le prendo, se no no. E è la prima volta che ho queste due di marca. E allora ho preso il portafoglio rosa con scritto Guess, fatto così. Cioè, è bellissimo, è piccolo perché io lo uso piccolo, perché così almeno... Allora, qua di sicuro non c'è il cartellino. Ah no, c'è il cartellino, ma... Ok. Allora, è fatto così dentro. Cioè, qua metti le monete. Fatto così. Metti le tue monete. E poi, ovviamente, metti le carte e i soldi praticamente qua. È piccolino, ma per quello che uso io di solito uso di più la carta, cioè il bancomat eccetera, per andare in giro. All'inizio usavo la carta, così ogni tanto la moneta la uso solo per i gratta e vinci. Quando ho la moneta li spendo per i gratta e vinci. Però dato che mi piaceva, poi è da un bel po' che non ce l'ho un portafoglio, perché l'ultimo portafoglio l'ho comprato dai cinesi. Volevo farvi vedere questo che, ok, che era dentro nel portafoglio. Vabbè, qua hanno lasciato il prezzo, però ve lo faccio vedere. Allora, costava 65 franchi, però dato che c'era il 40% di sconto, in poche parole 39 franchi. Non so se si vede, comunque siamo andati in Svizzera e ovviamente ho visto questo e lo volevo. Per cui questo è stato il regalo, che è il primo regalo con il portafoglio, diciamo, di marca. E niente, era troppo bello, non ho resistito e questo me lo sono fatto regalare. Poi la cosa ancora più figa, adesso vi faccio vedere, è stata questa. Quanto è bella! Allora, all'inizio la volevo più piccola, poi ho visto il modello che era così, era troppo carino, l'ho detto no, lo voglio. Non ho mai avuto una borsa di questo colore, è tipo un rosa tra un po' scuretto, perché adesso... Ovviamente dal telefono non è che si vede giusto il colore, non è quello il colore che voi vedete, però è un rosa un po' più, diciamo, scuro, non tanto forte, ma un po' scuro. Ed è fatta così, è troppo bella. Cioè, la potete portare normale, a spalla, oppure a tracolla, perché ha questo qua, a tracolla. E c'ha la scritta Guess, così. Poi dentro è spaziosa, ovviamente dentro c'è il suo, sempre con scritto Guess,
E poi, vabbè, a parte le carte, queste qua in teoria vanno usate per far sì che la borsa resta, diciamo, nella sua forma, perché di solito le borse si appiattiscono. Comunque è bella grande perché, cioè, adesso non so com'è, ok, così, è bella grande, c'è il taschino qua. Anzi, sì, c'è il taschino qua, c'è il marchio dentro. Vabbè, è un po' difficile farlo vedere, però ha due taschini, no, tre taschini da mettere tipo il cellulare, quello che volete voi, dentro qua, ed è spaziosa con il marchio. E invece questa, dato che non me l'ha tirato via, anche se è un regalo, però chi se ne frega, vi dico lo stesso i prezzi perché se andate in Svizzera conviene molto. Per cui questo è il cartellino originale della Guess. Questo invece di 169 franchi l'hanno abbassato due volte, prima al 37%, poi al 30%, mi sembra. Vabbè, comunque due sconti. Alla fine, invece di pagarla 169 franchi, l'ha pagata 73 franchi, mortacci. Ecco, è il contrario? No, è giusto così. Allora, in poche parole, questa costava 200 e passa euro la borsa. Alla fine l'ha pagata sui 70 e qualcosa. Perché se tu prendevi due borse che non erano scontate, ti faceva lo sconto del 20%, se non sbaglio. Lei ha preso anche lei la borsa. Però nera, un po' diversa dalla mia, un po' più, molto più grande, perché giustamente fa gli anni a febbraio e allora si è fatta anche lei l'autoregalo di compleanno e si è presa la borsa per lei e anche per me. Borsa portafoglio. Questa è la mia borsa che andiamo, ok, fatta così. Calcolate che se andate in Svizzera i prezzi per adesso sono bassi perché di solito dipende dal cambio e appunto, però quando l'ho vista ho detto la voglio, ok, è troppo grande, ma la voglio. E per far sì che non perda la sua forma, io dovrei mettere questi. Vabbè, a parte che adesso io la userò. La userò al sabato e la domenica perché giustamente io in settimana lavoro e mica posso andare in giro a spaccare questa, ovviamente. E allora alla fine, ecco, questa si fa così, si chiude e resta bella bombata perché così non si rovina. Questa è la borsa, è la mia prima borsa firmata di marca, perché io sinceramente non l'ho mai avute. E allora ho detto, vabbè, come sempre, è stato un regalo che non me lo sono aspettata perché io appunto non sono una che fa spendere tanti soldi alle persone. Però poi quando non resisto, che lo voglio, dico va bene. Infatti volevo chiedere, però poi ho detto vabbè, alla fine è andata così. Poi andiamo sui miei autoregali di compleanno perché gli altri regali poi ovviamente ve li farò vedere. Non ce li ho qua. Allora, il primo è stato questo che ve l'ho fatto vedere nel vlog, per chi non l'ha visto. Andate a vedere il vlog, è stato questo qua che è per i piedi, per tipo i calli, poi lo vedremo insieme come si usa, eccetera, perché so che molte persone se fai una recensione di un prodotto anche elettronico e fai vedere come funziona e se è ottimo e come la pensi te, diciamo che interessa molto di più alle persone, per cui poi vi farò la recensione e lo proviamo insieme. Per cui ho preso questo.
questo, che costava 21 euro più o meno. Andiamo avanti con il pacco enorme, mi è arrivato adesso, per cui non lo so sinceramente. Allora, con questo pacco ho speso 85 euro, però avevo il 40% di sconto, per cui calcolate che invece di pagare 100 passa euro, ho pagato 85. Allora, si presenta così, qua la carta. Vediamo, altra carta. Ah, ok. E questi sono i prodotti, li vediamo insieme perché non l'ho mai visto. Allora, questo non so che cos'è. Ah, è una scatola. Questa l'ho pagata 4 euro e qualcosa. Ci sono un po' rimasta male perché credo che ci doveva essere la candela dentro. E invece ho visto che è vuota, non c'è niente. O che ho letto male io, che per le candele, perché con 4 euro ti davano questo che costava meno. Però vedo che la scatola è vuota, sono due scatole a 4 euro, sono già 8 euro vuote e già ci sono un po' rimasta male. Comunque dagli Yankee Candle, ho comprato dalla Yankee Candle, è il secondo acquisto perché l'altra volta l'avevo già comprato. Poi c'è qualcosa che non va, sembra un po' strano. Mamma mia, ok. Allora c'è questo che è fatto così, spero di non romperlo. Fatto così, Iconic dello Swarovski. Questo è praticamente una forma di anello. Proviamo a vedere se non mi cade. Ok, mi vola tutto qua dentro. Vabbè. Comunque qua c'è la scatola. Il profumo è buonissimo. Qua si è un po' staccato, non so perché. Comunque fatta così. Questa è Iconic Crystal Edition. Fatta così, che bello questo fucchiettino. Allora, l'odore è molto buono. Non so di cosa sa perché non so. Comunque, è una candela e dentro ho trovato praticamente l'anello. Io ho scelto la taglia L, sotto c'è l'anello. È molto diversa perché quando io avevo fatto il video, il primo acquisto che avevo fatto, dietro c'era praticamente la forma di quello che trovavi, cioè l'anello, la collana e il braccialetto. Ogni volta che la candela risulta a metà, dentro trovate appunto un gioiello. E io ho voluto comprarlo per la seconda volta, ho detto boh, riproviamo a vedere se sono ancora ottime, perché nessuno parla poi più di questo sito. Ho detto vabbè, ho preso questo, che non è male come odore. Poi ci sono altri due, però non ho capito perché sono fatte così. Cioè, la forma, questo è un braccialetto, sì, un braccialetto, scatola, questo qua trovi un braccialetto dentro ed è così, carina, al monoide, comunque questo qua c'è dentro il braccialetto, dovrebbe durare 12 ore o più di 12 ore la candela. Allora, l'odore non è male anche questo, è leggerissimo a confronto dell'altro. Comunque questo qua, ho preso due di questi di candele.
poi l'ultimo, un altro, che è sempre così. Voi ovviamente dovete aprirlo da qui, fate così, e poi, allora questo, ti dice i passaggi, come fare. È un gioiello, in argento 925 e dura, non c'è scritto, vabbè, comunque qua c'è anche il loro Instagram e c'è scritto Easy Magic. Questo qua io l'ho scelto perché mi piaceva. Praticamente questo è Best Friend Forever, per gli amici. Infatti io ho visto il coso, era carino. E anche qua sopra, questo qua è un braccialetto, anche questo è un braccialetto. Vabbè, ho preso allora due braccialetti e non ho guardato, pensavo che erano, no, sono due braccialetti, comunque sono diversi perché l'odore è molto diverso. Buono questo. Allora, non so, sembra anguria, sembra melone, tipo, no, più melone sinceramente. Comunque c'è il fiocchettino ed è fatta così. Questi qua durano più di 12 ore, se non sbaglio. Comunque, quando in un vlog, quando la uso, che si scioglie, vi faccio vedere come si prende il gioiello dentro. Sarei curiosa di sapere l'anello e i braccialetti come sono, perché io questo l'ho preso perché c'era quel braccialetto tipo a simbolo infinito e dato che lo volevo ho detto quasi quasi la prendo. Io ho preso queste tre candele, adesso vi, non posso dirvi il prezzo, comunque se non sbaglio una candela di questa costa 27 euro, quasi, no, mi sembra 30, adesso non mi ricordo, 30 euro. Però, dato che c'era la promozione, sia il 40% e sia la promozione sul sito, che credo c'è ancora, in poche parole l'ho pagata 20 euro, se non mi sbaglio, 10 euro in meno. Per cui invece di pagarlo 30, ho pagata 10. Totale 85, mi sembra, non lo so. Vi metto qua, tipo la fattura, così almeno capite. Faccio la foto e vi metto qua il totale e quanto costavano, però più o meno, poi di sicuro avrò sbagliato il prezzo, però vabbè. Diciamo che le candele va bene, il problema è che sono un po' rimasta sul fatto di 4 euro di scatola, perché adesso io cosa me ne faccio di 4 euro di scatola, cioè praticamente è come questa, però questa è di 400, infatti c'è scritto 400, che è questa scatola qua, cioè alla fine non cambia niente. Però adesso io ho queste scatole di 4 euro, cioè 8 euro per due scatole, cioè pensavo che dentro c'era la candela. Sapevo, non le prendevo, cioè ci sono un po' rimasta malissimo, perché nel carrello quando tu spendevi più di 70 euro ti venivano fuori queste due cose. Avrò letto male io, non lo so, ma appunto ci sono un po' rimasta perché 4 euro di scatole. Oh, vabbè, come sempre sbaglio io a non capire di sicuro le cose. Adesso vedrò cosa fare con queste, perché sì, potrò fare un regalo di compleanno, ma il problema è che anche se metto qua una candela, a parte che le candele le ho prese per me, sono autoregali, cioè vedete, ci sta la... ma non ha senso comunque, perché questa va bene solo per un regalo di compleanno. Comunque niente, non sono male, sono carine, l'hanno cambiate perché sono molto cambiate. Questo è sempre lo stesso, ma dietro è bianco, non c'è la forma, non c'è niente.
c'è solo dietro che ti dice che cosa trovi e basta. E ovviamente 400 grammi di candela. Niente. Queste sono state le mie cose, autoregali. Solo per farvi vedere quattro cose, il video dura tutta l'eternità e oltre. Come sempre parlo troppo. Vabbè, per il momento ho comprato queste perché ho detto non potevo spendere di più e allora ho pensato, provo a vedere quello che riesco a spendere, mi faccio l'autoregalo di compleanno che non l'ho mai fatto e per la prima volta mi sono fatta l'autoregalo. Pensavo molto molto meglio, adesso poi vi farò vedere, ovviamente taggerò l'azienda che non è sponsorizzato sto video e neanche collaborazione, perché io non collaboro, non sponsorizzo con nessuno, voglio precisare questo, l'ho pagati con i miei soldi, ma tanto vi farò vedere la fattura che ovviamente ce l'ho. Niente, diciamo che questo qua mi piace di più perché è più elegante, però anche quello rosa non è male. Adesso li metterò lì, i profumi sono molto buoni. Ok, dato che parlo un po' troppo, io è meglio che vi saluto, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più. E se per caso ho perso qualche regalo che ancora mi dovrebbero dare, vi farò vedere i regali ovviamente nel vlog, perché appunto, se no il video dura un po' troppo in là e non va bene. Detto questo, io vi saluto. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per chi è rimasto fino a qua e per chi ha guardato tutto il video, perché i miei video non saranno mai corti con me che parlo sempre, mai. Però spero che un giorno riuscirò a farli corti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!